Ricordo sul braccio l'ultimo elettroshock, un gigante di eccessivi desideri. Ma i tuoi pensieri malati erano già lontano, rondini metalliche che intrecciavano voli allucinati in quella stanza di lacci emostatici e bicchieri sporchi di sangue. Tante emozioni, tante situazioni, anche perché lui è vero. Ha vissuto tanti anni chiuso in una stanza, ma aveva una capacità di sentire gli altri, di avvertire le situazioni. Ce la farò? Ce la farò la prossima volta a capire quello che mi dice? Ce la farò a percorrere parte dei suoi orizzonti? Perché bastava che io facessi una domanda o perché poi c'era sempre Mina in agguato con tedesco con il quale lui non ce l'aveva mai fatta e mi diceva con me non ce l'aveva fatta, non c'è trippa per gatti Mina, lo sai. E quindi diciamo nella pausa, diciamo nel quarto d'ora di ricreazione, 10 minuti, noi veniamo fuori, cioè veniva fuori lui, io lo seguivo. Cercavo di seguirlo e attraverso tutto questo linguaggio di cui tu mi chiedevi, Adriana, io mi sono ricordata di lui. È stato difficile anche per me penetrarlo. Poi andavo avanti, poi tornavo indietro, attraverso l'amore, attraverso la politica, attraverso gli americani, di cui parlavamo anche allora. Perché una guerra era passata, ma un'altra sarebbe cominciata. E quindi, particolarmente, leggendo questo libro, mi sono ritrovata in qualcosa di universale. Io, durante la vita di Pier Giorgio, mentre lui lo scrisse, io non l'ho mai letto, perché io non frugavo nelle tasche di mio marito. Le tasche di mio marito e il suo cervello, perché lui le tasche lì non ci mettevo niente, perché lui non poteva mettere niente dentro, non c'erano foglietti, non c'erano segreti, quindi il cervello lì è difficile entrare. Io lo potevo fare, l'avrei potuto fare leggendolo sul suo computer, i nostri due computer erano collegati, ma non l'ho mai fatto. E poi mi ha sorpreso veramente tutto il libro. Cioè io lo trovo fenomenale, perché no, è come se lui rompesse tutti gli schemi, cioè devo essere buono, devo essere obbediente, no, io sono così, quindi posso anche essere stronzo, direi che è bellissimo. Allora, io vorrei adesso parlare con Chiara Landi, che insegna all'Università di Cassino, che comunque è esperta di bioetica. E, allora, Chiara, ovviamente la malattia, anche gli interrogativi sulla malattia percorrono il libro, anche se non sono così espliciti come nel libro precedente, no? In cui lui si rivolgeva poi al Presidente della Repubblica con tutto quello che poi ne è seguito. Secondo te cosa c'è in questo libro di tutto quello che poi è accaduto? Perché il libro abbraccia un percorso piuttosto lungo. Allora, con la mia poca voce cerco di risponderti. C'è tanto, c'è tantissimo. Dalle poche righe che sono state lette, dico poche perché poi c'è veramente tanto di più e veniva voglia anche di chiedere insomma, a Simone di continuare la lettura e poi abbiamo sentito qualche altra riga, i racconti. C'è tantissimo, c'è la sua storia, mi viene anche da dire molto di più. È stata ricordata prima da Carla, poi da Mina, l'ironia che aveva, che emerge in ogni parola, in ogni racconto di Piero e che forse è uno degli aspetti che io amo di più perché ti permette intanto di osservare tutto quello che può accadere a te o accade agli altri da un altro punto di vista. Cioè l'ironia ti dà veramente una possibilità di... Intanto, ecco, diceva Mina, ricordava di non piangerti addosso, di usare quelle energie per piangerti addosso per fare un sacco di altre cose. E credo che moltissime di queste cose Pier Giorgio ce le abbia raccontate qui e in tante altre pagine, in tante altre parole che ha scritto, in tutte le sue battaglie.